E alla radio, cari amici, si possono anche imparare succulente ricette grazie alla collaborazione con MasterChef. Allora, questa è facile, si può fare a casa tranquillamente, è una anche ricetta di... Beh, questa di più, alcune meno. Diciamo, questa me la sento. Sì. È una ricetta di Loretta Rizzotti e sono i malfatti, okay? Vi dico prima gli ingredienti per 4 persone. 400 grammi di spinaci, sedano, carota, cipolla per fare un soffrittino, 300 grammi di salsiccia, 300 grammi di trito di vitello, poi noce moscata, 150 grammi di ricotta, 2 uova, 160 grammi di farina e poi burro, pecorino, parmigiano, quanto ne volete, scalogno, sale, pepe, olio e vino bianco. Beh, tutte cose che si trovano facilissimo. Facilmente. Allora si lavano gli spinaci, si sbollentano e poi si mettono in acqua e ghiaccio, l'abbiamo detto anche ieri, questo invece per tenere il colore bello vivo. Si fa un trito di sedano, carota e cipolla, si fa rosolare la salsiccia insieme al vitello e si sfuma col vino bianco e si lascia andare, si fa un bel ragù bianco. Intanto si tritano gli spinaci piuttosto finemente, si trita uno scalogno, si fa scaldare in una padella con 30 grammi di burro e un po' di noce moscata e si fanno un po' insaporire, diciamo. Gli ingredienti non vanno messi in questo ordine, forse prima il burro, poi vabbè, va bene. Okay. Poi in una bowl si amalgama la ricotta, la farina, le uova, il parmigiano e gli spinaci che sono stati appunto passati nello scalogno con un po' di burro, si sala, si pepa e si ottiene un impasto omogeneo. Si realizzano delle forme ovoidali, dei gnocchetti, come volete, ok? Si cuociono i malfatti in acqua salata, ovviamente, fino a che non salgono in superficie, si scolano e si aggiungono a questo bellissimo ragù bianco. Si distribuiscono in un piatto piano e si spolvera col pecorino grattugiato. È buono, no? Sì, è molto buono. Bene, allora, ogni giorno alle 19.50 su Sky 1 HD l'appuntamento con il magazine di MasterChef, con i giudici che cucinano, con i concorrenti, con tanti ospiti, e poi il giovedì sera alle 21.15 nuove puntate, nuove sfide, nuove esterne, nuove mystery box e, come dicevamo, nuove eliminazioni. Ma di questo parleremo venerdì mattina. Tina.